Cari fratelli e sorelle, nelle precedenti catechesi ci siamo soffermati su alcune figure dell'Antico Testamento particolarmente significative per la nostra riflessione sulla preghiera. Ho parlato su Abramo che intercede per le città straniere, su Giacobbe che nella lotta notturna riceve la benedizione, e su Mosè che invoca il perdono per il suo popolo e Elia che prega per la conversione di Israele. Con la catechesi di oggi vorrei iniziare un nuovo tratto del percorso sulla preghiera. Invece di commentare particolari episodi di personaggi in preghiera, entreremo nel libro di preghiera di eccellenza, il libro dei Salmi. Nelle prossime catechesi leggeremo e mediteremo alcuni tra i salmi più belli, più cari alla tradizione orante della Chiesa. Oggi vorrei introdurre parlando generalmente del libro dei Salmi nel suo complesso. Il Salterio si presenta come un formulario di preghiere, una raccolta di 150 salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei credenti perché diventino la sua, la nostra preghiera, il nostro modo di rivolgerci a Dio e di rivelazionarci con Lui. In questo libro trova espressione tutta l'esperienza umana con le sue molteplici faccettature e tutta la gamma dei sentimenti che accompagnano l'esistenza dell'uomo. Nei salmi si intrecciano, si esprimono gioia e sofferenza, desiderio di Dio e percezione della propria indegnità, felicità e senso di abbandono, fiducia in Dio e dolorosa solitudine, pienezza di vita e paura di morire. Tutta la realtà del credente confluisce in quelle preghiere che il popolo di Israele prima e la Chiesa poi hanno assunto come mediazione privilegiata del rapporto con l'unico Dio e risposta adeguata al suo rivelarsi nella storia. In queste preghiere i salmi sono manifestazioni dell'animo e della fede in cui tutti si possono riconoscere e nei quali si comunica quell'esperienza di particolare vicinanza a Dio a cui ogni uomo è chiamato ed è tutta la complessità dell'esistere umano che si concentra nella complessità delle diverse forme letterarie dei vari salmi, inni, lamentazione, suppliche individuali e collettive, canti di ringraziamento, salmi penitenziali, salmi sapienziali ed altri generi che si possono ritrovare in queste composizioni poetiche. Nonostante questa molteplicità espressiva, possono essere identificati due grandi ambiti che sintetizzano la preghiera del Salterio: la supplica, connessa al lamento, e la lode, due dimensioni correlate e quasi inscindibili, perché la supplica è animata dalla certezza che Dio risponderà, e questo apre alla lode e al rendimento di grazie. E la lode e il ringraziamento scaturiscono dell'esperienza di una salvezza ricevuta che suppone un bisogno di aiuto che la supplica esprime. Nella supplica l'orante si lamenta e descrive la sua situazione di angoscia, di pericolo, di desolazione, oppure come nei salmi penitenziali confessa la colpa, il peccato, chiedendo di essere perdonato. Egli espone al Signore il suo stato di bisogno nella fiducia di essere ascoltato e questo implica un riconoscimento di Dio come buono, desideroso del bene e amante della vita, pronto ad aiutare, salvare, perdonare. Così ad esempio prega il salmista nel Salmo 31, «In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Sciolmi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa».
Già nel lamento dunque può emergere qualcosa della lode, che si preannuncia nella speranza dell'intervento divino e si fa poi esplicita quando la salvezza divina diventa realtà. In modo analogo, nei salmi di ringraziamento e di lode, facendo memoria del dono ricevuto o contemplando la grandezza della misericordia di Dio, si riconosce anche la propria piccolezza e la necessità di essere salvati, che è la base della supplica. Si confessa così a Dio la propria condizione creaturale, inevitabilmente segnata dalla morte, eppure portatrice di un desiderio radicale di vita. Perciò il salmista esclama nel Salmo 86: «Ti loderò, Signore mio Dio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome nel sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi». In tal modo, nella preghiera dei salmi, supplica e lode si intrecciano e si fondono in un unico canto che celebra la grazia eterna del Signore che si china sulla nostra fragilità. Proprio per permettere al popolo dei credenti di unirsi a questo canto, il libro del Salterio è stato donato a Israele e alla Chiesa. I salmi infatti insegnano a pregare. In essi la parola di Dio diventa parola di preghiera e sono le parole del salmista ispirato che diventa anche parola dell'orante che prega i salmi. E questa è la bellezza e la particolarità di questo libro biblico. Le preghiere in esse contenuto, a differenza di altre preghiere che troviamo nella Sacra Scrittura, non sono inserite in una trama narrativa che ne specifica il senso e la funzione. I salmi sono dati al credente proprio come testo di preghiera, che ha come unico fine quello di diventare la preghiera di chi li assume e con essi si rivolge a Dio. Poiché sono parola di Dio, chi prega i salmi parla a Dio con le parole stesse che Dio ci ha donato, rivolgendosi a Lui con le parole che Egli stesso ci insegna. Così, pregando i salmi, si impara a pregare. Sono una scuola della preghiera. Qualcosa di analogo avviene quando il bambino inizia a parlare. Impara cioè ad esprimere le proprie sensazioni, emozioni, necessità, con parole che non gli appartengono in modo innato, ma che gli apprende dai suoi genitori e da coloro che vivono intorno a lui. Ciò che il bambino vuole esprimere è il suo proprio vissuto, ma il mezzo espressivo è di altri, ed egli piano piano se ne appropria. Le parole ricevute dai genitori diventano le sue parole, e attraverso quelle parole impara anche un modo di pensare e di sentire, accede ad un intero mondo di concetti. In esso cresce, si relaziona con la realtà, con gli uomini e con Dio. La lingua dei suoi genitori è finalmente diventata la sua lingua. Egli parla con parole ricevute da altri che sono ormai divenute le sue parole. E così avviene con la preghiera dei salmi. Essi ci sono donati perché noi impariamo a rivolgerci a Dio, a comunicare con Lui, a parlargli di noi con le sue parole, a trovare un linguaggio per l'incontro con Dio. E attraverso quelle parole sarà possibile anche conoscere ed accogliere i criteri del suo agire, avvicinarsi al mistero dei suoi pensieri e delle sue vie, così da crescere sempre più nella fede e nell'amore, come le nostre parole non sono solo parole ma ci insegnano un mondo reale e concettuale, così anche per queste preghiere ci insegnano il cuore di Dio e non solo possiamo parlare con Dio ma possiamo imparare chi è Dio e
imparando come parlare con Lui, impariamo l'essere uomo, l'essere noi stessi. A tale proposito appare significativo il titolo che la tradizione ebraica ha dato al Salterio. Esso si chiama Tehilim, un termine ebraico che vuol dire lodi, da quella radice verbale che ritroviamo nell'espressione Alleluia, cioè letteralmente lodate il Signore. Questo libro di preghiere, dunque, anche se così multiforme e complesso, con i suoi diversi cenni letterari e con la sua articolazione tra lode e supplica, è ultimamente un libro di lode che insegna a rendere grazia, a celebrare la grandezza del dono di Dio, a riconoscere la bellezza delle sue opere e a glorificare il suo nome santo. È questa la risposta più adeguata davanti al manifestarsi del Signore e all'esperienza della sua bontà. Insegnandoci a pregare, i salmi ci insegnano che anche nella desolazione, nel dolore, la presenza di Dio rimane e fonte di meraviglia e di consolazione e di fiducia. Si può piangere, supplicare, intercedere, lamentarsi, ma nella consapevolezza che stiamo camminando verso la luce, dove la lode potrà essere definitiva. Come ci insegna il Salmo 36, è in te la sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce. Ma oltre a questo titolo generale del libro, la tradizione ebraica ha posto su molti salmi dei titoli specifici, attribuendoli in grande maggioranza al re Davide. Figura del notevole umano e teologico, Davide è personaggio complesso che ha attraversato le più svariate esperienze fondamentali del vivere. Giovane pastore del Greci paterno, passando per alterne a volte drammatiche vicende, diventa re di Israele, pastore del popolo di Dio. Uomo di pace, ha combattuto molte guerre. Instancabile, tenace ricercatore di Dio, ne ha tradito l'amore. E questo caratteristico, sempre rimasto cercatore di Dio, anche se molte volte ha grave peccato. Umile e petente, ha accolto il perdono divino, anche la pena divina, e ha accettato un destino segnato dal dolore. Davide così è stato un re con tutte le sue debolezze, secondo il cuore di Dio. C'è un orrante appassionato, un uomo che sapeva cosa vuol dire supplicare e lodare. Il collegamento dei salmi con questi insigni re di Israele è dunque importante, perché egli è figura messianica, unto del Signore, in cui in qualche modo adombrato il mistero di Cristo. Altrettanto importanti e significativi sono il modo e la frequenza con cui le parole dei Salmi vengono riprese dal Nuovo Testamento, assumendo e sottolineando quel valore profetico suggerito dal collegamento del Salterio con la figura messianica di Davide. Nel Signore Gesù, che nella sua vita terrena ha pregato con i salmi e si trovano il loro definitivo compimento e svelano il loro senso più pieno e profondo. Le preghiere del Salterio con cui si parla a Dio ci parlano di Lui, ci parlano del Figlio, immagine del Dio invisibile che ci rivela compiutamente il volto del Padre. Il cristiano dunque, pregando i salmi, prega il Padre in Cristo e con Cristo, assumendo quei canti in una prospettiva nuova che ha nel mistero pasquale la sua ultima chiave interpretativa. L'orizzonte dell'orante si apre così a realtà inaspettate. Ogni salmo acquista una luce nuova in Cristo, il Salterio può brillare in tutta la sua infinita ricchezza. Fratelli e sorelle carissimi, prendiamo dunque in mano questo libro santo. Lasciamoci insegnare da Dio a rivolgerci a Lui.
Facciamo del Saltiero una guida che ci aiuti e ci accompagni quotidianamente nel cammino della preghiera. E chiediamo anche noi come discepoli di Gesù, Signore, insegnaci a pregare, aprendo il cuore ad accogliere la preghiera del Maestro, in cui tutte le preghiere giungono a compimento. Così, resi figli nel Figlio, potremo parlare a Dio, chiamandolo Padre nostro. Grazie.